Amiche e amici di Volume Write, siamo qui con Patrizia Sacca alla presentazione del suo libro sullo yoga, Yoga e Raggi Liberi. Siamo stati qui alla presentazione e quindi abbiamo ascoltato anche la filosofia che c'è dietro alla creazione del libro. Qua c'è tutto il gruppo che ti ha aiutato a far crescere questo progetto. È appunto questo che hai detto essere il libro, l'inizio di un progetto. Questo è un libro progetto perché è un libro che è yoga per tutti, per cui cerchiamo attraverso queste 12 asana di portare il saluto al sole per tutte le persone, sia esse abbiano una sedia, sia esse siano normodotate come nel tuo caso. Quindi è un libro progetto perché racconta, all'interno del libro ci sono tutte le posizioni, ci sono le citazioni dei grandi maestri che, se poi uno ha voglia di andare a approfondire, può andare a leggersi il nome del maestro e magari andare a leggere anche che cosa dice questo maestro, e di fianco ci sono tutte le posizioni. Questo libro quindi è anche un libro, era partito come un libro di poesie, e si passa alla filosofia anche attraverso queste citazioni e queste opere. Dà l'ultima parola alla poesia, nel senso che utilizza un registro stilistico poetico proprio per rendere anche più leggero e fruibile, accessibile anche da quel punto di vista lì, e crediamo che poi la poesia sia il linguaggio dell'anima per eccellenza, è la voce più simile al silenzio, diceva qualcuno, e questo è un libro che poi induce all'ascolto, che è l'essenza dello yoga. Molta arte dietro, la poesia ma anche la collaborazione con fotografi e artisti. Quali sono le future applicazioni di questo progetto? Cosa prevedi per questo libro? Cosa speri per questo libro? Allora, con Patrizia abbiamo pensato di tradurlo in inglese, questo libro, e io poi ho un po' di conoscenze in tutto il mondo, è vero, per cui lo porteremo poi sicuramente in Unità Spinale d'Italia, e poi l'idea è appunto renderlo internazionale e farlo viaggiare per il mondo, visto che l'unione è con l'universo. Nelle unità spinali ho già cominciato il lavoro, ad Ancona, la Casa dei Risvegli a Bologna, a Torino, e andrò a Catania, presto andremo al Niguarda, quindi è già iniziato Yoga Raggi Liberi, è già andato in giro per alcune unità spinali, per alcuni ospedali, ho lavorato anche con il Parkinson, insomma, anche però con persone come il Cerchio della Sorellanza, dove tutte donne assolutamente normali hanno fatto yoga Raggi Liberi, quindi diciamo che stiamo portandolo in giro. Grazie a tutti loro, ovviamente, ci tengo sempre a citarli, perché dietro questo libro ci sono Edmondo Perrone, Cecilia Martino, Raimondo Rosa, Federico Solito, che ha progettato, ideato il logo, e poi c'è Veronique Torgue, che non è qui in questo momento, che ha ideato la copertina insieme a Maren Holman, la fotografa. Grazie a tutti.